Bentornati cari amici dei social, oggi vi parleremo di un argomento che è di stretta attualità, ovvero l'organizzazione didattica in funzione dell'emergenza Covid. Ne parliamo con due esperti, psicologa e psicoterapeuta Jennifer Williams e Giovanni Valerio D'Elia, dirigente scolastico dell'ITT Livia Bottardi di Roma. Benvenuti ad entrambi. Ciao Davide, buonasera, ciao a tutti. Grazie dell'invito. Grazie di essere con noi. Allora, un argomento fortemente discusso in queste ultime settimane, soprattutto l'organizzazione didattica in funzione dell'emergenza Covid. Come vi state organizzando, D'Elia? Ok, intanto di nuovo grazie per l'invito. Allora, noi siamo partiti già dal 14 di settembre organizzando la cosiddetta didattica digitale integrata. Questo vuol dire sostanzialmente che la modalità dell'insegnamento è impartita in modalità sincrona e in modalità asincrona, cercando di garantire un bilanciamento e tenendo presente il fabbisogno, l'analisi dei fabbisogni degli studenti, gli strumenti di cui essi devono essere dotati, in particolar modo device, oppure per quanto riguarda gli stessi docenti le proprie strumentazioni tecnologiche, o in mancanza di esse se possono essere fornite addirittura dall'istituzione scolastica. E poi naturalmente stiamo approntando quel piano della didattica digitale integrata che sarà allegato all'PTOF, che è il piano triennale dell'offerta formativa, che ogni anno entro il 31 di ottobre deve ricevere una sua integrazione con i nuovi progetti, e in questo caso appunto proprio attraverso la didattica digitale integrata, che peraltro appunto rientra in una politica diffusione anche di nuove pratiche che sta interessando non soltanto gli studenti ma gli stessi docenti. Come state reagendo voi docenti e come stanno reagendo, lo chiedo alla dottoressa, anche gli studenti? Da quello che dice il dirigente scolastico appunto si ha già chiara l'impressione che tutto il mondo scuola si sta reinventando, no? Quindi in questa fase da settembre, direi poi dalla riapertura delle scuole in presenza, ovviamente c'è da monitorare la situazione di salute di tutti quanti e nello stesso tempo portare avanti una didattica con degli strumenti idonei, nuovi, cioè addirittura forse pensando a un altro modo di fare scuola in questo senso e anche per i ragazzi. Ecco, il fattore coinvolgimento credo che sia essenziale, no? Lo chiedo ad entrambi ovviamente. Assolutamente. È assolutamente essenziale. Vorrei aggiungere però, a tale proposito, che il coinvolgimento è tanto più potente nella misura in cui ci si rende conto che sia la funzione docente che il ruolo degli studenti sta vivendo, se mi posso permettere di usare questa espressione, un cambio di paradigma, una sorta di salto di specie. Lo studente del Covid o post-Covid non è più la stessa cosa dello studente pre-Covid. La stessa cosa vale per i docenti. Naturalmente tutto questo porta, dal mio punto di vista, da un lato a una serie di minacce al ruolo tradizionale, dall'altro lato appunto ad una serie di opportunità. Io vedo più forte questa seconda tendenza, quella del post-Covid, come un'opportunità per tutti, anche compreso quello del dirigente scolastico. Si è tutti sulla stessa barca, no? Cioè sia personale scolastico che studenti sono insieme nel fronteggiare e nel riuscire a portare avanti poi una didattica che abbia che non perda il filo di quello che sono poi i programmi, no? E non solo, il Bottardi ha anche fatto un corso aggiuntivo quest'anno, quindi anche rilanciare in un momento difficile, proporre anche un altro corso di studi, insomma. Sì, a tale proposito volevo un attimo integrare quello che diceva la dottoressa. Noi abbiamo al Bottardi quest'anno inglobato tutto il settore economico della pubblica istruzione. Cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo sia il settore turistico, l'indirizzo turistico, ma anche l'indirizzo di amministrazione, finanza e marketing con l'opzione relazioni internazionali per il marketing. E la cosa interessante è che
le classi prime che riguardano sia l'indirizzo turistico che l'indirizzo di relazioni internazionali per il marketing, stanno vivendo, proprio perché sono in qualche modo tenute a frequentare le lezioni in presenza, stanno vivendo questa situazione da Covid come se fosse una situazione assolutamente naturale. Vivono un po' sulle propaggini di quello che è successo nell'anno scolastico 2019-2020 e in quest'anno stanno in qualche modo perfezionando, diciamo, questa loro nuova condizione, non senza difficoltà. Chiaramente è un momento molto delicato, un momento che va approfondito, studiato e progettato per il prossimo futuro. Ne parleremo ancora in altre interviste, sempre qui. Non ci lasciate, continuate a seguirci sui nostri canali social.